Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. I portieri della Collegiale nella gara contro i Rimini indossano una divisa verde fluo nero con la scritta sulla manica sinistra Ciao Davide 13, il ricordo di Davide Astori, scomparso tragicamente una settimana fa con il logo societario della Fiorentina vicino a quello della Collegiana. Stessa cosa per la fascia da capitano. I tifosi locali ricorderanno poi Davide Astori con uno scorsante applauso dedicato all'ex numero 13 della Fiorentina. Rimini con la formazione annunciata in vigilia senza Bonaventura e con Cicarevic in panchina, la prima occasione del match. I Rimini passa, lancio di Montanari, Traini in posizione centrale e bravo a fare la sponda lanciando Simoncelli in profondità, all'esterno offensivo calcia di destro sull'uscita di Feola che tocca il pallone senza evitare però il gol. Al 38esimo il Rimini va vicino al raddoppio, palla centralmente al limite dell'area per Traini che allarga a destra per Allotti, l'attaccante controlla e spara di destro, palla che termina al lato alla destra di Feola. Al 48esimo arriva un rigore generoso per la Collegiana per contatto tra cannoni e petti, l'arbitro non ha dubbi e segnala il penalty. Dagli 11 metri Falonni spreca l'occasionissima scheggiando la traversa, è un segnale che non viene raccolto dagli ospiti ma prontamente dalla Collegiana che arriva al pareggio. Taffi sulla sinistra fa partire un tiro cross di destro, Brighi tocca di testa e infila la propria porta. Pareggio meritatissimo per la Collegiana. Rimini che appare irriconoscibile, mai pervenuto in campo nel corso della ripresa. Allora Righetti alza la voce e i suoi vanno vicinissimi al bersaglio quando sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva la girata mancina di Vitti e la respinta di Feola. Sul tapin Traini trova il salvataggio di Benedetti. Rimini che cerca di portare a casa l'intera posta in paio, Vitti sulla sinistra, pennella sul secondo palo, Allotti spaccata, calcia altissimo. Dall'altra parte arriva una punizione di Biagi dal vertice sinistro dell'area, tutto solo Pierangeli di testa spreca la palla del sorpasso. Al 93esimo gol incredibilmente sbagliato alla Collegiana, Bucaletti buca la difesa dei Rimini sulla tre quarti lanciando Zaccaria, il neo entrato arriva davanti a Scotti ma non tira cercando di servire Biagi che però è troppo indietro, la Collegiana fallisce così il possibile colpo di giornata, passo indietro per i Rimini, ora più 5 sull'inseguitrice Imolese. Abbiamo incontrato una grande squadra e l'abbiamo concesso veramente poco. Poi lasciamo stare gli episodi perché in una partita se li sfrutti bene, se no succede quello che succede. Dunque andiamo avanti, l'unica cosa che chiedo è la continuità di prestazione perché noi alterniamo troppo spesso prestazioni di questo genere con prestazioni deludenti. Dunque penso alla fine che abbiamo creato, non abbiamo realizzato, ma comunque abbiamo fatto un'ottima gara a livello difensivo anche e poi contrapponendo una buona fase offensiva. Sì, non era il risultato iniziale che speravamo, però alla fine diciamo che è andata anche bene vedendo anche le occasioni che la Collegiana ha avuto nel finale. È stata una partita strana perché al primo tempo non abbiamo rischiato nulla, siamo riusciti ad andare in vantaggio anche una buona trama tra Ine e Simoncelli. Dopo il secondo tempo siamo entrati in campo con un po' il freno a mano tirato, non siamo riusciti più a trovare le distanze, le misure. Non lo so, poi dopo tanto stare a trovare scuse o altro non serve a nulla.